Vicepresidente, qual è il valore aggiunto che un incontro come quello odierno porta ai rapporti di impresa tra Italia e Cina? Beh, il valore aggiunto di parlarsi e di conoscersi a livello economico è unico, è la base per tutte le relazioni e per il business e quindi per il benessere delle nostre popolazioni. E poi si tratta di sfruttare delle grandi opportunità. Oggi la Cina dà a noi, all'Italia, alla Lombardia delle grandi opportunità, dobbiamo essere capaci di coglierle. Per fare questo bisogna creare queste piattaforme di matching, di incontro tra le imprese. Questa è la prima, ma ne faremo parecchie altre. A Expo avevamo già avuto un ampio anticipo, moltissime aziende cinesi, addirittura dei distretti industriali, sono venuti a cercare i modelli di business lombardi. Assolutamente, devo dire che nella classifica delle delegazioni economiche e istituzionali che hanno visitato Expo la Lombardia, la Cina è al primo posto, nell'organizzazione provinciale della Cina. E hanno chiesto a noi parecchi accordi, a partire dalla ricerca, dalla formazione, fino ai diversi campi economici. Questo significa che la Cina ha una volontà incredibile di aprirsi in Italia, anche di investire in Italia. Il 2016 sarà per noi l'anno non solo ci impegnerà nell'attrazione dei capitali come abbiamo fatto finora, ma anche del governo di capitali esteri. Dovremo essere capaci di coinvolgerli nei settori dove noi siamo bravi, perché è importante cominciare a investire pesantemente su dove noi vinciamo, su dove siamo competitivi, cioè dove l'Italia e la Lombardia vanno bene. Questa è la sfida che ci aspetta per rivolta verso il mercato internazionale. Il lato oscuro della forza è ancora la defiscalizzazione e la semplificazione che rende difficile poi sviluppare le imprese. Assolutamente, facciano sentire la loro voce le imprese, perché talvolta siamo anche noi che dobbiamo intervenire, o meglio, intervenire di meno. Noi dobbiamo creare il terreno, l'humus adatto perché le imprese possano svilupparsi e possano generare ricchezza. Dopodiché meno interventi facciamo e più loro sono capaci di realizzare questi grandi obiettivi.